Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuro Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadi Shatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Srivasadi Gaura Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Gabriella Hare Krishna Buonasera Haribol Hare Krishna Paola Montanari Gabriella Hare Krishna Bentrovata, bentrovata, Haribol, e spero che tu stia sempre meglio, Gabriella, Hare Krishna. Allora, stasera, 3 giugno, 3 giugno 1966, Srila Prabhupada, quindi oggi c'è una bella notizia che gli arriva. Quindi dopo tante difficoltà, Lorena, Hare Krishna anche a te, buonasera, Haribol, Milano, Roma, allora, Hare Krishna, Lorena, se non sbaglio, Bustarsizio, eh? Se non sbaglio, Bustarsizio, quindi vicino all'aeroporto, Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna, Gabriella, Hare Krishna, Aciuta Prabhu, Emanuele, Hare Krishna anche a te, buonasera, buonasera a tutti. Allora, continuiamo la nostra meditazione su Srila Prabhupada, Bhaktivedanta, Swami, Srila Prabhupada, Bustarsizio, Hare Krishna, Lorena. Haribol, una volta avevamo un tempio a Gallarate, quindi è a due passi da Bustarsizio. Io ci sono stato qualche anno in quel tempio a Gallarate. Eravamo a Gallarate, via Varese, esattamente via Varese 17, se non vado sbagliato, se non vado errato. Se ti capita, Lorena, di passare per Gallarate, quindi è via Varese 17, era una villetta Liberty. Una bella villetta indipendente con il giardino, è stato uno dei primi templi, praticamente il secondo tempio in Italia. Eravamo a Roma, salita del Poggio Laurentino, Roma e Gallarate, due templi. Antariyami Prabhu, Hare Krishna anche a te, Haribol, Hare Krishna, buona serata anche a te, Haribol, Hare Krishna. Allora, torniamo nella nostra meditazione su Srila Prabhupada, oggi 3 giugno 1966. Allora, Srila Prabhupada dice, oggi è Purnima, Purnima, e dice scrive nel suo diario una cosa molto interessante. Molto interessante perché Srila Prabhupada dice che oggi è stato il migliore incontro. Lorella, Giuliolo, Hare Krishna, omaggi anche a te, Haribol. Allora, Srila Prabhupada dice che oggi è stato il migliore incontro da quando lui predica, perché erano presenti circa about attendance, there was attendance about 20. And the contribution was 19. Quindi dice Srila Prabhupada, the best
than all previous classes. Paola Bonetti, Hare Krishna anche a te, buonasera. Quindi Srila Prabhupada dice che oggi è stata la migliore lezione dal punto di vista di partecipazione, quindi 20 persone erano presenti. Quindi Krishna manda a Srila Prabhupada, quindi tante anime sincere, no? Quindi questo è un bel avvenimento. Allora, io volevo stasera esaminare insieme a voi, tanto leggiamo il detto del giorno che è estratto da una lettera che Srila Prabhupada ha scritto a Makan Lal 3 giugno 1970. Quindi Srila Prabhupada scrive in questa lettera 3 giugno 1970: Guna Manjari Mataji, Hare Krishna anche a te, benvenuta, Hari Bol, Hare Krishna. Allora, Srila Prabhupada scrive i sintomi estatici trascendentali. Quindi un devoto avanzato, un devoto maturo, un devoto realizzato, un vero devoto, quindi quando arriva negli ultimi stadi, dopo l'anatta nivritti, nistarucistata, quindi dopo l'anatta nivritti o la purificazione degli attaccamenti materiali, si verifica una certa stabilità. Questo è come Rupa Goswami descrive le 9 tappe dell'avanzamento spirituale, quindi Sadhu Sangata, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti Syatta To, Nistarucistata, no? Sono le diverse descrizioni. Hare Krishna Mataji Guna Manjari, Hari Bol. E allora, quando una persona dopo l'Anartha Nivritti sperimenta una certa Nista, una certa stabilità, dopo Nista viene Ruchi. Franca, Hare Krishna anche a te, buonasera. Quindi nistarucistata, atasaktis, no? Atashaktis. Praticamente, quindi purificazione, stabilità e ruci, quindi piacere. Ruci significa piacere, ruci. Quindi una persona sperimenta una certa gioia in seguito alla purificazione spirituale. Non può essere ostentata la felicità spirituale. Deve essere veramente provata, non ostentata, non finta. Allora, quando una persona arriva, vedete che l'avanzamento spirituale è qualcosa di molto scientifico, non è dato al caso. Comunque, Srila Prabhupada scrive, quindi quando una persona sente questi sintomi di gioia, di felicità, si manifestano nel corpo. Si manifestano nel corpo, Ci sono 8 sintomi che sono descritti nell'etera della devozione, no? 8 sintomi di gioia, di felicità, di estasi vengono chiamati, no? Allora, Srila Prabhupada non si sofferma a descriverli, semplicemente scrive in questa lettera, ma non devono essere esibiti tra persone, quando si è in mezzo a persone comuni. Allora, vedete che Srila Prabhupada era molto attento a non ostentare un qualche tipo di avanzamento spirituale che non c'è. Quindi l'avanzamento spirituale è una purificazione del cuore. L'avanzamento spirituale avviene in due maniere. In due maniere. Una maniera, Shrimvantika Yanti Grinanti Abhikshana Sahano. Nella maniera in cui uno si impegna, si sforza ad ascoltare, a ripetere, a cantare, a ricordare Krishna, e man mano che il cuore si purifica, Svayameva Spurati Adha. Quindi è scritto nei Veda che il Signore Supremo si rivela. Quindi sono due cose che vanno insieme: purificazione del cuore attraverso il sadhana e rivelazione del Signore. In nessuna maniera artificialmente uno può immaginare di essere elevato spiritualmente, non si possono imitare, quindi bisogna stare molto attenti alle imitazioni devozionali, quindi persone che corrono, persone che parlano sempre di Radharani, delle gopi, bisogna stare molto attenti perché questi sono dei sintomi di saggismo,
Quindi sono sintomi sahaja. Sahaja significa prematuro. Per sahaja, nella cultura vedica, negli shastra, viene definito un bambino che nasce prematuro. Quindi invece che 9 mesi, nasce al quinto mese, al sesto mese, al settimo mese. Prima il bambino nasce, più pericolosa la nascita. Così nella vita spirituale. Non si possono anticipare artificialmente le tappe spirituali. Sono 9 tappe spirituali. Adho, Shraddha, Tathā, Sadhu Sangata, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti Sya, Tato, Nista Ruchistata. Quindi vedete, sono 9 tappe elencate da Śrīla Rūpa Gosvāmī. Non si possono precorrere, non si possono anticipare. Cercare di anticiparle o precorrerle significa rischiare di diventare dei neonati immaturi, non pronti. E quindi si è a rischio di vita. Così come si rischia la vita in questo mondo, si rischia la vita spirituale, con delle cadute rovinose. Rovinose. Abbiamo visto molti esempi, molte volte, queste situazioni. Quindi l'avanzamento spirituale è un avanzamento naturale, sostenibile. Queste due caratteristiche. L'avanzamento è naturale e sostenibile. Uno riesce a rimanere nell'ashram che ha scelto. Un brahmachari serio, un grihasta responsabile, un sannyas serio, responsabile, quindi un rinunciato maturo. Quindi non è che basta vestirsi con il colore arancione per essere rinunciati, no? O farsi crescere la barba. Ci sono molte persone che si lasciano crescere la barba perché così appaiono saggi. Allora la barba lunga non era molto amata da Srila Prabhupada perché? Perché si ostenta l'avanzamento spirituale. Srila Prabhupada diceva: quando ero bambino, mio padre Gormohan invitava tanti sadhu a casa mia, ma io vedevo che non erano veri sadhu, fumavano bidi, andavano sempre in cerca di soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Non erano veri sadhu. Srila Prabhupada era un po' stufo, stufo di questi pseudo religiosi, pseudo sadhu, quindi non sadhu veri. Allora, Hare Krishna, salutiamo anche Fernando, Anna, Hare Krishna, buonasera anche a voi, benvenuti. Allora, stasera invece volevo parlarvi di un argomento molto importante nella vita di Srila Prabhupada e nella vita di tutti noi, molto importante. Allora, sapete, abbiamo detto diverse volte, Srila Prabhupada ha viaggiato sulla Jaladuta, quindi per venire in America. Un viaggio è durato, qualche volta si dice 35 perché sono i giorni puliti, ma in realtà Srila Prabhupada è partito il 13 agosto alle 9 di mattino, era un venerdì, ed è arrivato in America il 19 settembre 1965, quindi esattamente i giorni sono 38 giorni, considerando la partenza, perché Srila Prabhupada in America è arrivato in due posti diversi. Quindi dopo 35 giorni è arrivato a Boston, 35-36 giorni, e ha scritto un poema, Markine Bhagavad Dharma, quindi 35 giorni di viaggio. È stato fermo un periodo lì, un periodo significa qualche ora, e poi è ripartito e è arrivato il 19 alle ore 12, con 3 ore di ritardo esattamente, 19 settembre 1965, è arrivato al porto di Manhattan, New York, davanti alla Statua della Libertà. Quindi i giorni sono 38 i giorni di viaggio. Allora, al 36esimo giorno di viaggio, Srila Prabhupada, quando era a Boston, quindi Commonwealth, si chiama la banchina dove la nave ha attraccato a Boston, e Srila Prabhupada, quando è arrivato a Boston, ha scritto un poema, Markine Bhagavad Dharma, che significa un poema in bengali, Hare Krishna, che significa
in Bengali, predicando la coscienza di Krishna in America. Questo è il significato Markine Bhagavad Dharma. Allora, volevo leggervi la penultima strofa e l'ultima strofa di questo poema che Srila Prabhupada ha scritto. Allora, questo poema è predicando la coscienza di Krishna. Tre giorni prima, Srila Prabhupada, al 32° giorno di viaggio, quando non era ancora nell'Oceano Atlantico, ha scritto un altro poemetto, Preghiera ai piedi di loto di Krishna. E lui scrive nel suo diario, oggi ho rivelato la mia mente al mio compagno e amico Krishna. Quindi chiama Krishna suo compagno. Compagno, quindi si immagina che Krishna, che Srila Prabhupada, chiamando Krishna come compagno, rivela una relazione da pastorello, Sakya, Sakya Rasi. I pastorelli vedono Krishna come il compagno, come l'amico. Quindi e parla di nostalgia che ha dei pascoli di Vrindavana, che corre nei prati di Vrindavana, che gioca con Krishna. Quindi ovviamente noi non andiamo a speculare o cercare di comprendere la sua relazione con Krishna, no? Però ci sono dei tratti che ogni tanto Srila Prabhupada rivelano, ma non è importante, almeno per adesso, non è importante per noi, no? Siamo ancora alle scuole elementari o le medie, non siamo ancora alle scuole superiori, quindi non corriamo troppo velocemente, non rischiamo di diventare saggi. Allora, dicevo, invece, è molto importante, allora, io penso a voi, sinceramente, penso a voi, Emanuele, Franca, Lorena, penso a voi durante il giorno, Gabriella, Antariami, Prabhu, penso a voi durante il giorno e penso che siete persone che vivono, devoti, devote, che vivono in casa, che lavorate, avete famiglia, avete figli, avete delle responsabilità. Allora io ho vissuto nella vita di famiglia come voi, da devoto di Krishna, per circa 24 anni. Quindi ho molta esperienza di figli, di famiglia, di lavoro, da devoto ovviamente. E mi sento molto vicino a voi e voglio dirvi una cosa molto importante oggi, pensando a questo, no? Che era una caratteristica di Srila Prabhupada. Io ho scelto delle immagini da farvi vedere, di Srila Prabhupada questa sera, che voglio farvi vedere. Allora, questa è un'immagine di questo periodo, Srila Prabhupada, i primi giorni in America. Allora, guardate per favore gli occhi di Srila Prabhupada, quindi che occhi di compassione luminosi, e Srila Prabhupada, come potete guardare, anche se la foto è capovolta, ma sta cantando il japa. Quindi Lingua dritta. sta cantando i santi nomi, sta cantando il japa, no? Quindi con la mano, sembra con la mano sinistra, ma ovviamente è la mano destra che canta il japa, no? Quindi guardate questa immagine, è molto importante. Allora, Srila Prabhupada era molto, 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 molto concentrato sul canto del japa, il canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, questa è una caratteristica molto importante dei devoti di Krishna. Quindi Srila Prabhupada dava molta attenzione al canto del japa. Allora, quando andava a trovare i devoti, entrava nel tempio, quando visitava un tempio, e al discorso di arrivo, molto spesso Srila Prabhupada chiedeva ai devoti come andava il canto dei giri, come andava il canto del japa. Allora, questa è un'altra immagine, io di questo volevo parlare con voi stasera. Questa è un'altra immagine di Srila Prabhupada con un japa in mano, che lo distribuisce. Quindi è il momento dell'iniziazione, Diksha. È lui il momento che dà il japa al devoto. Quindi Srila Prabhupada, quando dava l'iniziazione, cantava un giro sul japa del suo
prossimo discepolo, e poi consegnava questo japa. Quindi ci ha insegnato a distribuire questi japa, cantare il santo nome sul japa e darlo a un devoto. E quel japa ovviamente diventava il tesoro di quel devoto, perché diventava il legame con Srila Prabhupada e il legame con Krishna. Allora, quello di cui voglio parlarvi stasera è proprio il canto del santo nome, l'importanza di cantare Hare Krishna. Cantarlo col japa ovviamente è molto importante ed è una pratica individuale estremamente, estremamente importante. Praticamente è la più grande benedizione. Krishna dice nella Bhagavad Gita: tra tutte le attività che tu svolgi, tra tutti i sacrifici che tu svolgi, yajnanam, Krishna dice, yajnanam, japo yajno asmi. Allora è una frase estremamente, estremamente solenne. Yajnanam, japo yajno asmi. Krishna dice, tra tutti i sacrifici, tra tutte le attività, il canto del japa è il sacrificio supremo. Già yagya japo asmi, Krishna dice, sono direttamente io. Quando vedete un devoto con il japa in mano, vedete un devoto seduto, concentrato o anche che cammina, comunque con il japa in mano, allora dobbiamo pensare, Krishna dice, yagya japo asmi, sono io stesso quel canto del japa. Quindi è l'attività più importante della nostra vita, il dono più grande che Dio, che Krishna ha fatto all'umanità, è il santo nome. Allora non è una frase esagerata. Una mangiare, Mataji, che è colei che registra le frasi importanti. Allora questa è Krishna stesso, dice, il dono più grande che io ho fatto all'umanità è il canto del santo nome, con il japa. E Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, yajnana japo yajno asmi. Tra tutti i sacrifici, il canto del japa non è diverso da me. E nelle Upanishad, perché qualcuno dice, ma si canta il santo nome adesso, Chaitanya Mahaprabhu ha introdotto il canto del santo nome. Allora, non è esattamente vero. Non è esattamente vero. Allora, Kalao tu nama matrena pujjate Bhagavan Hari. È vero. E soprattutto in quest'epoca di Kali, Kalo, Tunama Matrena, Pujjate Bhagavan Hari. È vero che in quest'epoca di Kali, Pujjate Bhagavan Hari, la vera adorazione al Signore Supremo è il japa, è il canto del Santo Nome. Kalo Tunama Matrena, Pujjate Bhagavan Hari. Adorare Hari, il Signore Supremo, in quest'epoca di Kali significa cantare il Santo Nome. È vero. E Chaitanya Mahaprabhu è venuto per sottolineare il canto del Santo Nome. Ma non è soltanto per questa epoca, ma in tutte le epoche, in tutte le epoche. Allora le Upanishad, che sono scritture vediche molto antiche, di migliaia e migliaia di anni. Allora nelle scritture, nelle Upanishad, e particolarmente Kali Santarana Upanishad, allora c'è una frase molto interessante. Che dopo aver scritto il Mahamantra per intero, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, Srila Prabhupada personalmente ha istituito un'abitudine fra i devoti. Ogni volta che lui recitava il Mahamantra durante la sua predica, tutti noi lo cantavamo con lui. Tutti i devoti lo recitavano con lui ad alta voce. Quindi lui appena iniziava, Hare Krishna, tutti i devoti in coro, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, la Kali Santarana Upanishad, allora c'è un bellissimo verso che dice queste 16 sillabe, quindi i santi nomi sono 16 sillabe, Hare. Sono quattro volte, quindi scusate, Hare sono otto volte, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, quattro, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, quattro e quattro, otto.
Quindi 8 volte Are in queste 16 sillabe, poi c'è ovviamente 8 volte Are perché Are è riferito a Radharani. Quindi vedete come predomina Radharani. 8 volte Radharani, 4 volte Krishna e 4 volte Rama. Quindi 8 e 8, 16. Quindi queste 16 sillabe, questi 16 nomi di Krishna, dice la Kali Santarana Upanishad. Iti Sodashakam Nam Nam. Sodashaka in sanscrito significa 16. Iti Sodashakam Nam Nam. Dice questi 16 nomi, Iti Sodashakam Nam Nam, Kali Karma Shanashanam, Nato Paratoropayat, Sarva Vedishu Drishyate. Dice la Kali Santarana Upanishad. Se voi leggete tutti i Veda molto attentamente, con molta attenzione, non troverete nessun sistema più efficace di purificazione al di fuori del canto, della recitazione di questi 16 nomi. Iti Sodashakam Nam Nam, Kali Kalma Sanashanam, particolarmente in quest'epoca di Kali, molto efficace, molto molto efficace. Allora, Chaitanya Mahaprabhu, che è Dio stesso, Le scritture vediche quindi raccomandano per tutte le epoche, come sistema di purificazione, come sistema per adorare Dio, come mezzo per l'esecuzione di sacrifici, di doveri, è il canto del Santo Nome. Quindi non esiste un sistema migliore. Allora Chaitanya Mahaprabhu, sapete, non ha lasciato scritti, però ha lasciato i Shishastakam. Sono 8 istruzioni. Astaka significa 8 istruzioni. E il secondo Shishastaka spiega perfettamente che cos'è il mantra Hare Krishna. Quindi spiega perfettamente l'importanza del canto del mantra Hare Krishna. Nam Nama Gari Baudas Nidja Sarva Shaktis. Quindi è molto importante questo secondo Shishastaka. Deve diventare la nostra vita, deve diventare un tutt'uno con noi. Le affermazioni delle scritture devono diventare tutt'uno con noi. Noi dobbiamo diventare un tutt'uno con queste scritture. Dobbiamo citarle, dobbiamo meditarle, dobbiamo digerirle, dobbiamo ingoiarle, digerirle, fare diventare un tutt'uno con la nostra coscienza. Nam Nam Akari Baudas. Allora, Nam Nam significa tanti nomi. Nam Nam Akari Baudas Nidja Sarva Shaktis. Allora, significa, mio caro Signore, tu Nam Nam Akari significa hai manifestato. Quindi ci hai dato, dicevo prima, il più grande dono dell'umanità. Quindi il Signore Chaitanya Mahaprabhu prega come un devoto deve pregare, ci fa vedere come dobbiamo pregare. Nam Nam Akari Baudas Nidja Sarva Shaktis. La parola Nidja significa non nato. Nidja Sarva Shaktis significa Tatrarpita. Tatrarpita poi ripeterà subito dopo. Tatra significa lì, in quel luogo. Yatra Tatra. Quindi è un avverbio, significa lì. Lì dove? Dentro al Santo Nome. Nidja Sarva Shaktis dice: io ho riposto nel mio santo nome tutte le mie energie, tutte le mie energie. È un dato di fatto, è una realtà. Quando chiamiamo una persona per nome, dentro a quel nome è raccolta tutta la persona. È un dato di fatto anche nel mondo materiale. Se noi vogliamo chiamare un uomo, per esempio, lo possiamo chiamare uomo. Ma quanti uomini ci sono? Non l'abbiamo qualificato. Se è in mezzo alla folla, se siamo a Roma, in mezzo alla folla e chiamiamo uomo, non si gira nessuno, perché non abbiamo qualificato con quale uomo vogliamo parlare. Se diciamo romano, è un pochino più vicino, ma non l'abbiamo qualificato. Siamo a Roma, quanti romani ci sono? Se diciamo alto, se diciamo bello, se diciamo forte. Sono tutti nomi importanti, ma non qualifichiamo la persona. Ma se diciamo
Krishna, Govinda, Andrea, Alessandro. Immediatamente Alessandro si gira. Con il nome abbiamo immediatamente identificato la persona. Quindi quando questa realtà è presente con Dio, Bhinnatvam Namanamino Ho, non c'è differenza tra il santo nome e Dio stesso. Sono esattamente uguali. Così anche dal punto di vista materiale. Noi alla sera facciamo questo programma, no? Io per esempio adesso vedo scritto Franca. Se dico Franca, Hare Krishna, benvenuta, buonasera. Lei si sente subito toccata perché ho nominato il suo nome. Emanuele, lui subito, Antariami. Immediatamente il nome raccoglie tutte le caratteristiche di una persona, la definisce completamente ed è la maniera più facile per essere a stretto contatto con una persona, chiamandola per nome. Immediatamente quella persona vuole rispondere. Se dico Lorena, Antariami, Emanuele, Paola, immediatamente la persona si sente chiamata. E si sente trasportata da questo nome. Quindi, se a livello materiale questo chiamare con il nome è una persona è così potente, che dire a livello assoluto? Che significa materiale? Materiale significa duale. In questo mondo un giorno fa caldo, l'altro giorno fa freddo. Un giorno siamo felici, l'altro giorno no. Un giorno ci alziamo svegli, entusiasti, l'altro giorno non ci vogliamo svegliare per niente. Perché questo è il mondo delle dualità. Icchadvesha smutvena, dvandva moena bharata. Krishna dice nella Bhagavad Gita. Icchadvesha, attrazione e repulsione, dvandva. Dvandva in sanscrito significa anche porta, perché la porta ha due funzioni, apre e chiude. Quindi in questo mondo materiale c'è sempre dualità, ci sono sempre gli opposti. Ma nel mondo spirituale gli opposti si conciliano, non esistono più. Quindi il nome e la persona sono identici, non c'è nessuna differenza. La persona, il nome, il corpo, l'anima sono un tutt'uno. Quindi quando diciamo un nome, se diciamo Krishna, allora cosa significa? Krishna è sulla nostra lingua. Automaticamente non c'è differenza. Bhinnatvam Namanamino Ho. Quindi Nijja Sarva Shaktis. Quindi Chaitanya Mahaprabhu prega e dice Tava Kripa Bhagavan Mamapi, come sei gentile. E Tadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi. Com'è importante questa preghiera, dobbiamo farla diventare nostra, deve entrare nella nostra mente, parola per parola, meditare, quando la recitiamo sapere quello che stiamo dicendo. E Tadrishi, dice Chaitanya Mahaprabhu che fa la parte del devoto, etadrishi, come dire, guarda che cosa straordinaria, etadrishi, tava kripa, guarda che cosa straordinaria. E cos'è la cosa straordinaria? Tava kripa Bhagavan, la tua misericordia, come sei gentile, è così difficile raggiungerti, è così difficile vederti. Allora cosa hai fatto? Sei venuto tu. Se il Presidente della Repubblica decide di venire a casa nostra, lo vediamo subito. Se vogliamo andare a trovarlo, quanto è complicato, quanto è complicato, quante domande dobbiamo fare, quanti uffici dobbiamo passare e chissà se ci riceve. Molto difficile andare a incontrare una persona importante. Una volta con un devoto eravamo con Dhananjaya Prabhu, un grande devoto, e colui che ha portato la coscienza di Krishna in Italia, un bravissimo devoto. Eravamo insieme al tempio di Medolago e un giorno mi ha detto, Dayanidhi, mio caro amico, usciamo in Sankirtan insieme. E ho detto, va bene, andiamo in Sankirtan insieme. Lui è un bravissimo devoto, anche è malato, anziano, ma vuole sempre uscire a distribuire libri, perché sa che fa tanto piacere a Srila Prabhupada. E quando siamo usciti in Sankirtan, siamo andati verso Como, no? E a un certo punto io gli ho detto, guarda che qui vicino, dove stiamo andando adesso, c'è la casa di un famoso personaggio, molto famoso, un grande attore molto famoso. E lui mi ha detto immediatamente, andiamo a trovarlo, andiamo a trovarlo.
E allora siamo andati, abbiamo scoperto, abbiamo chiesto alle persone qual era la sua casa e siamo andati, abbiamo suonato, suonato, aspettato fuori. Non siamo riusciti a vederlo, perché non siamo riusciti a incontrarlo, perché non è facile incontrare persone importanti. Ma se lui decide di venire a noi, se il Presidente della Repubblica decide di venire a noi, diventa tutto più facile. Allora Krishna ha deciso di venire a noi. Tava Kripa Bhagavan Mamapi, come sei gentile, Tava Kripa Bhagavan, sei molto gentile, estremamente gentile. Sei venuto da noi ed è venuto come? Nitya Sarva Shaktis, Nam Nama Kariba Udas, è venuto sotto forma del santo nome. Lui è presente personalmente. Allora Chaitanya Mahaprabhu dice: Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi, come sei gentile tu, però dice api, nonostante la tua grande gentilezza, Durdaivam Idrisham e Ajanina Nuraga. Così termina questa preghiera e dice: Durdaivam, tu sei molto gentile, io sono un grande stupido, sono un grande sfortunato. Durdaivam, certamente sono un grande sfortunato. Perché sono sfortunato? Na yajani nanuraga. Perché nel mio cuore non è nato ancora l'attaccamento per il canto del santo nome. Quindi è così che si presenta Chaitanya Mahaprabhu. Allora, vi dicevo, Srila Prabhupada ci ha dato l'esempio, e questo è molto importante, per capire se un devoto è un vero devoto, è un grande devoto. Bisogna vedere dove concentra la sua attenzione, dove concentra la sua predica, la sua attenzione. Allora, Chaitanya Mahaprabhu era completamente assorto nel canto del santo nome, completamente assorto. E ovunque andava, Chaitanya Mahaprabhu cantava i santi nomi, o con il japa o con il kirtan, completamente assorto. Allora, nella stessa maniera, Srila Prabhupada era molto assorto nel canto del santo nome, molto assorto. E quando è arrivato sulla Jaladutta, dicevo prima, Srila Prabhupada ha scritto una canzone, Markine Bhagavad Dharma. Io voglio leggervi le due strofe finali, la parte finale di questa canzone che Srila Prabhupada ha scritto. Allora, suggerisco a Guna Manjari Mataji, che lei è molto attenta alle frasi importanti. Allora qui ci sono le frasi più importanti, tra le importanti sono le più importanti. Paramam Parastat, tra i grandi Krishna è più grande, Asama Urdhva, non ha uguali. Paramam Parastat, Patim Patinam Paramam Parastat, così dicono le scritture vediche. Tra i pati, i signori, lui è il signore. Tra i grandi, Param, lui è Parastat. È quello che sta sopra tutti i grandi. Allora, così Srila Prabhupada è proprio la parola Prabhupada, significa il più grande dei maestri. Allora, Srila Prabhupada scrive, era sulla Jaladutta, 33 giorni, 33esimo, 32, 33esimo giorno di viaggio. E Srila Prabhupada, scusate, 36esimo giorno, 32 è quando scrive l'altro poema, quando scrive preghiera ai piedi di Loto di Krishna, quando rivela la sua mente al Signore Krishna. Qui questa preghiera, Markine Bhagavad Dharma, 36esimo giorno di viaggio, Srila Prabhupada è a Boston, la scrive al porto di Boston. Allora questa preghiera è molto importante e la conclude dicendo: o mio Signore, io sono come una marionetta nelle tue mani. Se tu mi hai portato qui adesso, fammi danzare. Make me dance, make me dance, make me dance. Lo ripete 3 volte consecutive. Na ciao, na ciao se mate. Na ciao se mate. Na ciao significa sono una marionetta. Fammi danzare. Na ciao se mate. Na ciao se mate. Na ciao se mate. Ripete 3 volte in bengala. E poi conclude, dopo che dice al Signore sono la tua marionetta. Make me dance, make me dance, make me dance as you want. Lo ripete 3 volte. Poi alla fine dice una frase molto importante,
molto importante, dice Bhaktinai, Bhaktinai, Vedanai, allora significa non ho devozione, Bhaktinai, in Bengali significa non ho devozione, Bhaktinai, Vedanai, non ho conoscenza, non ho devozione. Quindi si presenta così Srila Prabhupada, non ho devozione, non ho conoscenza, conclude così questo poema e dice Nabe kubdaro, nabe name kubdaro. Name significa il santo nome. Kub significa grande. Kubdaro significa grande fede. E Srila Prabhupada conclude e dice: non ho conoscenza, non ho devozione. Inizia veramente con la devozione. Quindi dice: Bhaktinai, non ho devozione, Bhaktinai. Vedanai, non ho conoscenza, Veda, le scritture vediche. Allora, però dice, ho una grande fede, nama kubdaro, quindi nama kubdaro, dice, ho una grande fede nel canto dei santi nomi. Allora, Srila Prabhupada ha basato tutto il movimento per la coscienza di Krishna sul canto del santo nome. Il nostro movimento, che si chiama ISKCON, nessuno lo conosce come ISKCON. Tutti lo conoscono invece come il canto, come il movimento Hare Krishna. Oh, ecco gli Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Questo è come la gente ci conosce, con il canto del mantra Hare Krishna. Quindi, e vedete le persone che vengono al tempio, quando escono, tornano a casa, cantano continuamente Hare Krishna, in macchina, al lavoro, ovunque. Cosa è successo? Sono venuti a contatto con i devoti di Krishna che cantano sempre Hare Krishna. Quindi il canto del mantra Hare Krishna è l'attività più importante. In due maniere si canta il mantra Hare Krishna. Quindi si canta con il japa, in questa maniera, come Srila Prabhupada ci fa vedere, si canta con il japa o si canta con le mridanghe, come abbiamo visto in questi giorni. Srila Prabhupada canta il santo nome in kirtan. Kirtan significa cantare il santo nome insieme agli altri, mentre japa significa cantare il santo nome privatamente, individualmente. Allora, queste due attività sono estremamente importanti, sono estremamente fondamentali. Quindi questa sera abbiamo pensato di dedicare, quindi questa serata, a parlare del canto del santo nome. Quindi non esiste nessun sistema più efficace, più importante. Allora, carissimi devoti, care devote, allora in conclusione volevo farvi vedere un'immagine di Srila Prabhupada con la mridanga, adesso non riesco a trovarla. Allora, in conclusione, come dicevo, voi, ecco Srila Prabhupada con la sua mridanga accanto, mentre sta predicando, no? Quindi questo è per il kirtan, l'altro con il japa, questo è il canto individuale. Allora, cari devoti, care devote, non è facile da soli a casa cantare il japa o essere devoti o leggere le scritture, non è facile, non è facile. Però io vi suggerisco umilmente, questa è una piccola richiesta che vi faccio. Trovate il sistema, la maniera di cantare i santi nomi, concentrati, assorti, pronunciare con la bocca, farlo entrare nell'orecchio e farlo scendere nella coscienza. Questo è il giro che deve fare il santo nome. È molto, molto importante. Allora, Srila Prabhupada dice: non ho conoscenza, non ho devozione, non ho conoscenza, ma ho una forte fede nel canto del santo nome. E Srila Prabhupada dice: e proprio in questa maniera conclude così la sua preghiera. Dice: proprio in questa maniera che sono venuti in America. Quindi con fede, con tanta fede nel canto del Santo Nome. Allora, vi dicevo, qualche volta non è facile, certamente non è facile, soprattutto da soli, cantare i santi nomi. Quindi viene sonno, non è facile concentrarci. Ci sono molte distrazioni, molte cose da fare, no? Allora Srila Prabhupada dice, quando dice ho una forte fede nel canto del santo nome,
e dice: sono stato designato, chiamato Bhaktivedanta. Dice: adesso, se a te piace, caro Signore Krishna, tu puoi soddisfare il vero significato di Bhaktivedanta. E guardate come Srila Prabhupada conclude, quindi come si firma, e dice: firmato, firmato, scrive in fondo a questo poema, firmato il più sfortunato e insignificante elemosinante. Abhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, a bordo della nave Jaladuta, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, USA, 18 settembre 1965. Si firma il più sfortunato e insignificante mendicante. Allora, queste sono le parole esatte, no? E questo lo scrive in inglese Srila Prabhupada, non lo scrive in bengali, no? Quindi dice: le ultime parole che scrive in bengali mi hanno chiamato Bhaktivedanta, se vuoi soddisfa il significato di questo nome. Poi si firma in inglese e dice: firmato il più sfortunato e insignificante elemosinante, beggar. Beggar, cosa significa beggar? Beggar significa vagabondo. Firmato, ripeto di nuovo, il più sfortunato. Perché sfortunato? Srila Prabhupada non era sfortunato, ma continua con la stessa descrizione che ha fatto prima. Bhattinai, Vedanai, non ho conoscenza, non ho devozione. È per questo che sono sfortunato. Il più sfortunato e insignificante beggar, elemosinante. Tridandi Bhikshu, questo significa elemosinante, Tridandi Bhikshu. Bhikshu significa un vagabondo, un elemosinante. Quindi, e questo è come Srila Prabhupada si è presentato in America. Quindi è molto importante per noi avere sempre questo atteggiamento. Chaitanya Mahaprabhu diceva di essere umile. Srila Prabhupada ci ha mostrato come essere umili. Se una persona ha questa mentalità, potrà sempre cantare i santi nomi del Signore. Allora la gente chiede: mi fai vedere Dio? Posso vedere Dio? Allora Anna, vi dico, questa è la parte più importante dei nostri discorsi. Cantare i santi nomi di Krishna. Per favore, trovate il tempo a casa. 10 minuti, mezz'ora, il tempo che potete. Noi ogni giorno adoperiamo 2 ore. 2 ore per cantare i santi nomi. Ogni giorno, 2 ore, 2 ore e mezza, per cantare 16 giri dei santi nomi di Krishna. Perché è l'attività più importante del giorno. Allora vi ringrazio tutti, i devoti. Allora, questo è il sacchettino. Il sacchettino nel quale cantiamo i 16 giri ogni giorno. Quindi questo è il nostro rosario, e questo è dove noi cantiamo i 16 giri, e abbiamo accanto altre 16 perline, e ogni giro va giù una perlina. Quando abbiamo finito 16 giri, questo significa che abbiamo cantato 16 giri. Allora, questo è il possedimento più importante per un devoto di Krishna. Il sacchettino del japa. Allora, chi non ce l'ha, per favore chiedetelo, noi ve lo spediamo immediatamente, gratuitamente a domicilio, perché la cosa più importante è il più grande possedimento per un devoto, il santo japa, il rosario per cantare il Mahamantra Hare Krishna. Allora vi dicevo, cari devoti, care devote, trovate il tempo, per favore, trovate il tempo durante il giorno, soprattutto al mattino. Al mattino, cantare i giri al mattino è il momento migliore. Prima del sorgere del sole o subito dopo, 2 ore dopo che il sole è sorto. Queste 4 ore, 2 ore prima e 2 ore dopo, sono le ore più importanti del mattino. Il mattino ha l'oro in bocca, si dice, no? Ma questo è il vero oro, il canto del santo nome. E se siete cristiani, se uno dice: ma io sono cristiano, come faccio a cantare Hare Krishna? Lo stesso, anche nella religione cristiana c'è questo comandamento: sia santificato il tuo nome, cantare il nome di Dio. E Srila Prabhupada diceva: se non volete cantare Hare Krishna, cantate il nome del vostro Dio, lo stesso. Nam Nam,
Akari Baudas. Quindi Dio possiede innumerevoli nomi. Qualsiasi nome di Dio va bene. Krishna è il nome più antico, è il nome più potente, più completo di Dio. Ma potete cantare anche altri nomi. Yahweh, cosa significa Yahweh? Buddha significa illuminato. Allah significa potente. Yahweh significa, si indica il Signore primordiale, il primogenito. Ogni nome ha un significato. Quando dite Krishna, raccoglie tutti i significati. Perché Dio è più potente, perché Dio è il primo, perché Dio è il più illuminato, eccetera, eccetera. Allora, tutti questi nomi insieme rendono Dio affascinante. Krishna significa infinitamente affascinante. Quindi il nome Krishna raccoglie tutti gli altri nomi insieme. Devoti, grazie, grazie a tutti. Parleremo sempre e ancora di più del canto del Santo Nome, ovviamente, ovviamente. E quindi Srila Prabhupada, ecco, conclusione della serata. Allora, esiste un grande devoto che è Haridas Thakur, e Haridas Thakur è Namacharya, è l'acharya del Santo Nome. E esiste un devoto che si chiama Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, e lui Haridas Thakur è Namacharya, Srila Prabhupada è Nama Prachara. Nama Prachara significa colui che ha diffuso il Santo Nome in tutto il pianeta. Haridas Thakur era l'esempio del cantare il Santo Nome. E Srila Prabhupada si chiama Nama Prachara. Nama Prachara significa colui che ha diffuso il Santo Nome in tutto il mondo. Quindi il nostro Brahma Sampradaya Acharya, Brahma è Haridas Thakur, quindi viene come Haridas Thakur. E nella Parampara, poi di nuovo, Srila Prabhupada manifesta la predica, la diffusione del canto del Santo Nome. Hare Krishna a tutti, devoti, buona serata a tutti. Stasera abbiamo discusso l'argomento più importante della vita. Spero tanto che vi sia utile, perché il canto del Santo Nome non ha sostituti. Non ha uguali, è uguali. Niente è importante come il canto del Santo Nome. Quindi, per favore, prendetelo in considerazione questa cosa. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nityamutto Binatmam Nama Naminoho. Questa è una preghiera meravigliosa che Chaitanya Mahaprabhu spesso recitava, cantava Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha. Era una canzone che Chaitanya Mahaprabhu cantava. Il Santo Nome è completo, è perfetto, è la fonte di ogni felicità, è la fonte di ogni gioia, è l'attività più pura, più santa, più importante, e non c'è differenza tra il Santo Nome e Dio stesso. Nama Naminoho. Grazie a tutti, buona serata devoti. Hare Krishna a tutti, devoti e devote. Srila Prabhupada ki jai.